Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light e in questo video vi mostro come creare un server Discord ben fatto e carino soprattutto, in maniera completamente gratuita e utilizzando dei template già preimpostati. Per chi non sapesse che cosa siano i template, semplicemente ragazzi, sono dei canali già pronti e già preimpostati, con l'aggiunta anche di permessi, come ad esempio il permesso per il founder, il permesso per il moderatore, il permesso per i membri e via dicendo. Quindi vediamo come creare un server Discord velocemente e in maniera molto semplice. In descrizione sotto questo video vi lascerò il link di due siti. Il primo è quello che ci permette di avere già dei modelli preimpostati, che come vi dicevo prima vengono chiamati template, e il secondo sito invece riguarda un bot che ogni server Discord deve assolutamente avere, e poi vi spiegherò il motivo. Andiamo sul primo sito che vi ho lasciato in descrizione sotto questo video, e in basso possiamo vedere già dei modelli cliccando su View Template. In questo caso questo template, che viene reputato il migliore da molti, è perfetto per chi ha una community oppure per streamer. Andando in basso possiamo benissimo notare che ci sono un sacco di permessi già ben preimpostati, come vi dicevo all'inizio di questo video, e soprattutto vediamo ben fatto anche il titolo di ogni canale e i vari canali testuali. Nel caso ci piacesse questo, tutto quello che dobbiamo fare è andare in alto e cliccare su Use Template. Ecco, però io magari ne trovo un altro che mi piaccia particolarmente. In alto si può anche cercare che tipo di template desideriamo. In questo momento ho trovato questo template completamente in italiano, che tra l'altro al momento è anche l'unico in questa lingua. Mi piace, quindi vado ad inserirlo. Quindi, come vi dicevo prima, clicchiamo su Use Template. Vi dirà che per utilizzare qualsiasi template dobbiamo prima entrare nel loro server Discord, quindi facciamo login e dopo aver inserito i nostri dati per accedere dobbiamo cliccare su autorizza. Adesso ragazzi andiamo a creare il nostro server da zero e una volta fatto creo il mio server da qui. Perfetto, ci siamo, però io non lo uso dal browser perché non mi piace, preferisco andare su Discord attraverso il programma. Come vi dicevo, questo ragazzi è il nostro nuovo server già ben preimpostato. È tutto pronto all'incirca in 2 minuti. Adesso io direi assolutamente di darci i permessi, di sistemarci un po' e di sistemare anche gli altri quando entreranno. Prima però andiamo ad inserire a noi stessi i permessi, quindi andiamo sul nome del server, impostazioni del server, ruoli e scegliamo in quale ruolo stiamo. Ovviamente mettiamo owner perché noi siamo i creatori di questo canale, quindi lo apro facendoci un click e poi andiamo su gestisci membri, aggiungi membri, selezioniamo il nostro nome, aggiungi e abbiamo fatto. Inoltre in basso ci sono anche altri permessi personalizzati, anche in lingua inglese o comunque soprattutto in questa lingua, ma noi ovviamente cliccandoci sopra possiamo andare a rinominare in italiano volendo quei permessi. Comunque chiudiamo qui, ormai siamo owner, ci siamo dati i permessi e andiamo ad installare il bot di cui vi parlavo prima. Quindi clicchiamo su Add to Discord, autorizziamo i permessi, selezioniamo il server appena creato, quindi clicchiamo su Setup, poi clicchiamo su Continua, andiamo in basso, autorizza, attiviamo la casella sono un essere umano, facciamo questo test velocemente, nel mio caso un panda in un soggiorno, ok, clicchiamo su prossimo, facciamo anche l'ultimo, perfetto, e automaticamente ragazzi ci reindirizza sulla pagina dove gestiremo tutto. Qui clicchiamo su skip. Allora l'interfaccia si presenta in lingua inglese, ma non ci sono problemi perché vi spiego io se qualcuno non sa come comportarsi. Innanzitutto attiviamo Welcome and Goodbye, quindi clicchiamo su Enable, Yes,
e questo plugin vi aiuterà a dare automaticamente il benvenuto per quando un utente entrerà nel vostro canale Discord, nel vostro server. Quindi darà un messaggio di benvenuto a ogni membro che entrerà. Qui dobbiamo attivare la funzione Send a message when a user joins the server. Quindi attiviamo il pallino, andiamo in basso. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ovviamente dare magari la lingua in italiano. Quindi invece di lasciare scritto "Hey, welcome to", scriveremo "Hey, benvenuto in", e poi ovviamente uscirà il nome del nostro server in automatico. Magari non solo al maschile, ma mettiamo anche benvenuta, tipo in questo modo. Volendo si possono mettere anche delle emoji, ma ovviamente questa è una vostra preferenza. Comunque, una volta fatto questo, in alto su Select a Channel decidiamo in quale canale il bot deve dare il benvenuto quando un membro entra. Ovviamente io metto benvenuti perché è da lì che le persone entreranno. Voi dovete capire anche e soprattutto in quale canale entreranno, quindi magari prima invitate un amico e vedete dove esce scritto nel canale che lui o lei è entrato. E poi di conseguenza vi regolate. Oppure, se non potete invitare nessun amico, avendo invitato il bot poco fa, potete vedere in quale stanza è entrato, perché è proprio da lì che entreranno anche gli altri di seguito. Poi andiamo in basso, qui ovviamente si può decidere di inserire come benvenuto l'immagine di profilo dell'utente con sottoscritto che è appena entrato nel canale. Ovviamente questo è a gusto personale, io lo metterei perché è carino da vedere ed è gratuito. Invece poi ci sono delle funzionalità che non lo sono e lo potete notare da Upgrade to Premium, ma non vi preoccupate, non è necessario pagare, solamente che magari avremo un account più limitato. Poi in basso ci dice anche altre funzioni del tipo inviare un messaggio privato ai nuovi utenti. Io lascerei stare su questo. Dare un ruolo ai nuovi utenti, assolutamente sì, lo attiviamo e selezioniamo anche il ruolo. Nel mio caso, membri, mi sta dicendo che il bot non ha i permessi per poter utilizzare questa funzione, quindi cosa vado a fare? Andate nelle impostazioni del server, ruoli, cercate in basso il ruolo MSI, lo spostate in alto tenendo premuto qui i bottoncini, tirate su e lo inserite ai livelli più alti che potete. Salvate, dopodiché usate la matita per modificare il permesso o comunque il ruolo, andate su permessi e attivate tutti i permessi. Una volta fatto, salvate, chiudete ed ecco che stavolta non vi darà più l'errore. Quindi funzionerà tutto benissimo. Ogni volta che i nuovi utenti entreranno nel vostro server Discord, avranno direttamente quel ruolo già preimpostato per loro. Poi abbiamo la funzione Send a message when a user leaves the server, quindi se un utente esce dal server riceverà un messaggio privato. Io direi di non attivarla perché è poco importante. E poi abbiamo anche altre funzioni su server management, tra cui comandi personalizzati che dobbiamo attivare. Ad esempio, facendo questi comandi tipo stay, sit, rollover, dovrebbe accadere qualcosa che siamo noi a decidere. In realtà questa funzione è poco importante, quindi la vado a disattivare, ma per alcuni potrebbe anche essere utile. Poi abbiamo Reaction Roles, che in pratica dà ai membri la possibilità, reagendo ad un messaggio, quindi inserendo una reaction, di inserirsi in un permesso ruolo già personalizzato per loro. Questa funzione è molto carina, ce l'hanno in tanti server, quindi potete benissimo attivarla, decidere in quale canale possono farlo. Esempio banale, salotto, date un nome alla reaction e poi ovviamente una descrizione del tipo metti una reazione a questo messaggio per ottenere questo ruolo. Qui selezionate il ruolo che volete dargli, lasciate default e poi salvate. Comunque qui ragazzi ci sarebbe da parlare di tantissimo, quindi se volete un video apposito su come utilizzare questo bot che è fantastico, ogni server deve avere, scrivetelo nei commenti. Infine vi mostro Moderator, che è secondo me il migliore, lo attiviamo.
Sì, e permette di eliminare quei messaggi offensivi o dove ci sono magari delle parolacce, insulti, eccetera, eccetera. Ma siccome il bot è in lingua inglese, chiaramente non riuscirà a individuare le parole in italiano che sono offensive. Quindi noi cosa facciamo? Innanzitutto attiviamo anti-spam, quindi possiamo decidere se quando qualcuno condivide un link o scrive sempre la stessa frase, di warnarlo, nel senso lanciargli un avviso che gli dica smettila di continuare altrimenti vieni bannato, oppure cancellare il messaggio e avvisarlo. E io vi consiglio più questa opzione. Poi bad words, qui dobbiamo decidere di cancellare il messaggio e warnare il membro. Andate nelle impostazioni di bad words e in basso su additional settings dovete aggiungere tutte quelle parole che per voi sono reputate offensive in italiano, parolacce, insomma, roba del genere. Ovviamente qui non scriverò delle parole offensive per evitare problemi nel video, ma ad esempio metto parole normali tipo pasta, virgola, e automaticamente va quella parola. Potete farlo con tantissime parole. Pizza, virgola. Quindi quando qualcuno scriverà quella parola, verrà avvisato dal bot di non farlo più, perché altrimenti rischia di essere cacciato dal server. Una volta fatto questo, salvato ovviamente, e su role permissions possiamo decidere di poter permettere invece a un ruolo di poter dire tutto quello che vuole. Ad esempio io metterei il mio, quindi Ovner, chi ha creato il canale, che può fare e dire tutto quello che vuole. Il restante invece non può. Una volta fatto questo, in alto a destra c'è scritto save and close e fatelo. Ok ragazzi, su dashboard potete vedere tutte queste funzioni, che però in questo video non ve le mostro tutte perché non voglio rendere lungo questo video. Ma se siete interessati a sapere come funzionano, fatemelo sapere nei commenti che vi porterò un video al riguardo. Io comunque credo di avervi mostrato già le cose più importanti. Il vostro server è quasi pronto. Perché vi dico quasi? Perché adesso vi mostro una cosa molto carina da fare. Innanzitutto non permettete a nessuno di poter scrivere nei canali testuali del tipo regole, annunci, sondaggi e tanto altro, perché quelli sono canali proprio fatti per dare annuncio, per far visionare delle regole magari. Quindi cosa facciamo? Controlliamo su modifica il canale che su permessi selezioniamo membri nessuno possa scrivere, quindi neghiamo tutto tranne ovviamente visualizzare il canale, che ovviamente deve essere attiva, quindi tutti possono guardare. Per il resto negate tutto. Adesso qui lanciamo un messaggio di regole, quindi cerchiamo su Google Immagini la frase Rules Discord Banner, ne scegliamo una che più ci piace, la salvate, poi ovviamente l'aggiungete al canale, carica un file, premete semplicemente invio e poi qui scrivete le vostre regole del server, tipo non spammare, sii rispettoso con gli altri, eccetera eccetera. Quindi fate in questo modo. Dopodiché fatelo anche con gli altri canali che reputate opportuno, quindi annunci. Io su Google Immagini inserirò Announce Discord Banner. Ho notato che ce ne sono pochi, quindi pazienza, metto quello che ho trovato, altrimenti potete benissimo crearli voi stessi questi banner. In questo modo, e qui magari diamo i nostri annunci sotto, del tipo dal 22 al 27 ci sono gli sconti sul sito e bla 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 bla. Guardate quanto è carino. E ovviamente ragazzi potete fare in questo modo con tutti gli altri. Io spero che questo video vi è stato d'aiuto, se sì lasciate un like. Ovviamente più creatività avrete, più il server sarà ben fatto. Io vi saluto, ciao e alla prossima da Mary Light.